E buongiorno e benvenuto su Let's Talk About. In questo video torneremo a parlare di Alix Union, che è una piattaforma che ormai utilizziamo da mesi e in questi mesi, utilizzandola nel modo corretto, siamo riusciti a costruirci una vera e propria rendita passiva. Ne parliamo ovviamente dopo la sigla. Prima di cominciare, come sempre, ti chiedo di lasciare un bel like su questo video. A te non costa nulla, ma a me mi aiuta veramente tantissimo. Altra cosa che ti chiedo, se non l'avessi già fatto, iscriviti al canale e premi sulla campanella, anche perché è molto importante rimanere sempre sul pezzo e facendo così non ti perderai nessun nuovo aggiornamento che andrò a pubblicare proprio su questo canale. Detto in breve, se ti fossi perso i video precedenti, che cos'è Alix Union? È una piattaforma che ci permette, depositando degli USDT, di crearci una rendita passiva sfruttando al momento la criptomoneta ELF. Dico se sfruttata nel modo corretto, perché comunque va fatto un piano d'azione. Ci sono delle pool su questo portale, la più interessante è quella che dà l'1% al giorno, ma è chiaro che se ne mettiamo $100 sulla piattaforma e andiamo subito a prelevarli, vuol dire che faremo un euro al giorno. Non ci cambia la vita, quindi va fatto proprio un piano d'azione, va pensato un attimino come fare. Puoi fare in diversi modi, ad esempio puoi prendere un foglio Excel e farti qualche conto sull'interesse composto, oppure se vuoi partecipare basta che mi contatti, ti lascio il mio account Telegram qua sotto, mi contatti, ti metto nel gruppo Telegram di Alix Union italiano, in modo che se vuoi avere qualche confronto o capire bene come fare una strategia per proprio crearti una rendita passiva, puoi tranquillamente chiedere informazioni e ti verrà spiegato tutto quanto. Detto in brevissimo comunque come funziona, ho fatto un video precedente dove ti faccio vedere proprio nel dettaglio tutto, come si deposita, come si preleva, come funziona l'interesse composto. Ti consiglio assolutamente di andarlo a recuperare, te lo lascio qua sotto in descrizione, vattelo assolutamente a vedere. Detto in breve comunque, ci sono delle pool, la pool più interessante è quella che dà l'1% al giorno fino a 1/4 del capitale. Quindi vuol dire che se io metto $1,000 potrò prelevarne fino a 4,000 avendone l'1% al giorno. Chiaramente posso già cominciare dal giorno dopo a prelevare, posso prelevare subito e quando mi pare. Ci sono anche altre pool, c'è una pool che ti dà molto di meno perché ti dà lo 0,5% al giorno, ma è libera, quindi vuol dire che puoi rientrare quando ti pare, puoi riprendere il tuo capitale, magari ci hai ripensato, magari sbagliato, non ti piace il progetto, puoi riprenderti i tuoi soldi e finisce la storia. Tutte le pool sfruttano in automatico l'interesse composto, quindi quando vai a mettere un capitale all'interno, questo capitale viene ogni giorno reinvestito, oppure puoi fermare l'autocompounding e quindi invece che reinvestirli andarli a prelevare. Ma di questo appunto te ne ho già parlato in un altro video, ti rimando a quello. In questo video invece nello specifico andremo a vedere proprio i PDF che ha rilasciato Alix Union, perché sono cambiate un po' di cose, tant'è che le prime volte che utilizzavamo questa piattaforma si chiamava Alix Union, il nome è cambiato, sono cambiate un po' le funzionalità, si è evoluta la piattaforma, insomma ci sono un po' di cose da dire ed è giusto dirle con i PDF davanti così che ci possiamo capire bene. Dopo aver visto i PDF ti farò vedere velocemente anche il portale, ma ti ripeto ancora, ho già fatto un video per far vedere il portale, se vuoi andare nel dettaglio su quel lato lì trovi tutto in descrizione. Quindi ora direi spostiamoci al computer e guardiamo questi PDF insieme. Allora, eccoci davanti al PDF di Alix Union, adesso andremo a vedere un attimino come funziona il modello economico. Allora, intanto hanno cambiato rispetto a quando si chiamava Alix Union mettendo tre pool. Una pool darà fino al 2x, l'altra fino al 3x e l'ultima fino al 4x. Vediamo però le differenze. Partiamo appunto con quella del 2x. Come funziona? Funziona che ci dà lo 0,5% al giorno fino a un massimo appunto di un 200%. Questo vuol dire che se noi mettiamo $100 potremo al massimo ritirarne 200, ritirando appunto lo 0,5% al giorno. Il minimo per ritirare sono $10 e qua sta a noi poi decidere se fare interesse composto oppure no. Come ho già detto prima, non lo so, nel senso mettere $100 dove farete lo 0,5 al giorno vuol dire 50 centesimi al giorno, io non ne vedo proprio l'utilità, cioè o lo mettete volendo fare un interesse composto lunghissimo, ma a sto punto perché usare la 2x, perché andremo a vedere che le altre sono meglio, oppure boh. La cosa buona di questa pool qua è che il capitale che mettete all'interno non è assolutamente bloccato. Quindi vuol dire che se io metto $1,000, dopo 5 giorni che la utilizzo, 10 giorni che la utilizzo, me ne sono pentito, non volevo, ci ho ripensato, posso semplicemente ritirare i miei soldi. Mi riprendo i miei soldi, torno col mio capitale, pagando comunque una fee, ora non mi ricordo di quanto, ma qualche piccola percentuale la perdete, però comunque rientrate quasi del 100% del capitale, insomma non avete fatto nessun danno.
Quindi diciamo che l'unico motivo per cui farei questa pull qua al 2x è se voglio mettere una cifra abbastanza grande e non sono così convinto. Non vedo altri motivi per cui fare il 2x. Andiamo a vedere invece come funziona il 3x. Il 3x appunto avrete fino a un 3x del deposito, quindi mettendo 100 avrete 300 di ritiro massimo. Prenderete lo 0,7% al giorno invece dello 0,5% e qua vi dà lo stake blocked per 10 giorni, quindi per 10 giorni non potete prelevare, dopodiché andrete a prelevare. Attenzione però, perché qua se andrete a riprelevare il vostro capitale perché ci avete ripensato, tutta la rendita che avrete ottenuto chiaramente vi verrà stornata, ovviamente, se no sarebbero soldi gratis, quindi vi ridanno i vostri soldi ma vi stornano quello che avete fatto, quindi anche qua non lo so. Per me l'unica pool da fare e questa qua che andiamo a vedere ora, ovvero quella del 4x. Come funziona? Allora, intanto si va fino a un 4x, quindi stessa cosa, se metto 100 dollari posso prelevarne fino a 400, 1% al giorno. 1% al giorno è una rendita già molto interessante. Lo staking è bloccato, quindi i soldi che io metto sopra non posso ritirarli, se non ovviamente l'1% al giorno, ma non posso fare un ritiro completo di quello che ho nel portafoglio. E va anche in interesse composto automatico. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che se io metto 100 dollari, il giorno dopo ne avrò 101, quindi io prenderò l'1% di 101, il giorno dopo diventeranno 102, qualcosa, e prenderò l'1% di 102 e così avanti. Quindi capite da voi che lasciando anche solo un po' di settimane il nostro capitale fermo, andrà a salire in automatico e quell'1% non lavorerà più sulla cifra che ne abbiamo depositato, ma lavorerà su una cifra molto più alta. Qua vi fa un esempio con 100 dollari. L'ho già detto, secondo me mettere 100 dollari su queste piattaforme non ha alcun senso, perché io metto 100 dollari e faccio 1 euro al giorno, quindi non mi cambia nulla. 100 euro o 100 dollari che siano, via, poco cambia, sono davvero troppo pochi. Va bene come prova, comunque l'entrata minima è di 100, quindi se volete provarlo potete provarlo con 100, ma non vi aspettate che mettendo 100 dollari fate i soldoni, non funziona così. 100 dollari vi possono al massimo dare 400 dollari, che comunque non sono soldoni, e in più ci mettete anche abbastanza. Lavora molto meglio se si mette qualcosina in più, qua dovete farvi i vostri conti e decidere che cosa mettere. Ricordatevi che siamo comunque sul mondo cripto, ora sono diversi mesi che lavoriamo su questo progetto, tutti noi abbiamo già recuperato abbondantemente quello versato. Se vuoi recuperarti tutti i video, trovi tutti i video proprio di mesi fa, quando ancora si chiamava Elf Union, sono entrato con 200 dollari, poi ne ho messi altri eccetera, adesso vedrai che ho diversi pacchetti attivi e ormai sono in piena rendita. Questa è la fase a cui bisogna arrivare in quella fase dove non ci fa più paura perdere il capitale e possiamo andare in pompa magna per crearci una rendita bella corposa. Qua sotto vi fa un esempio di come funzionano le tre pool, ovviamente della prima vi dice fino al 2x del deposito iniziale, vi fa vedere che prendete lo 0,5, ti fa vedere che farai 1x2 in 365 giorni, quindi capisci che in questa pool se tu metti 100 dollari, non sfrutti l'interesse composto, vai subito a prelevare dal giorno dopo, in un anno hai fatto il 2x, quindi in un anno hai messo 100 e ne hai fatti 200. Chi se ne frega, cioè nel senso, io non so cosa cerchi tu, non ne ho idea, però a me di fare 100 dollari in un anno non me ne frega niente, cioè io faccio un po' di straordinario lavoro e faccio molto di più, no, non lo vedo sensato, come sono cifre troppo piccole. Già meglio la terza pool perché fate un per 3, qua tra l'altro vi fa un esempio su 1000 dollari e quindi già diventa già un pochino più interessante. Comunque 1000 dollari fate un per 2 in 200 giorni, quindi in 200 giorni mettendo 1000 dollari ne avrete 2000. Già è un pochino più interessante. Qua diventa il tutto ancora più interessante perché intanto mettete 1000, diventano 4000, quindi potrete avere fino a 4000 dollari e farete già un per 2 in 170 giorni, quindi in 170 giorni mettendone 1000 ne avrete già prelevati 2000 senza contare l'interesse composto. Se contate l'interesse composto sappiate che il tutto decolla un sacco. Per capire bene come funziona con l'interesse composto serve appunto fare o un foglio Excel oppure nel gruppo Telegram viene spiegato tutto quanto, ma ci potete arrivare anche voi, insomma. E l'interesse composto in queste piattaforme è la cosa più interessante che c'è in assoluto. Altra cosa che secondo me qualcuno tende a sottovalutare è come funziona la rete, perché noi abbiamo fino a 5 linee, quindi vuol dire che possiamo invitare qualcuno sotto di noi e quel qualcuno può invitare fino ad altre 4 linee e noi continueremo a prendere una percentuale. E attenzione, perché comunque sulla prima linea prenderemo il 12%, quindi vuol dire che se noi inviteremo appunto 5 persone e queste 5 persone metteranno di nuovo 100 dollari, noi prenderemo il 12% della loro rendita.
Questo chiaramente aiuta un sacco. Da dove viene preso questo 12%? Sempre dal nostro totale. Quindi vuol dire che se io appunto ho messo 1000 euro e ho 4000 da estrarre, questo 12% che prendo dalla rete comunque lo estraggo da quel 4000. Non sono soldi che vengono generati dal nulla, li vado a prelevare comunque dal mio portafoglio. Ma cosa vuol dire? Vuol dire che tutti questi tempi di cui abbiamo parlato prima vengono accorciati un sacco, perché vado a velocizzare tantissimo il mio prelievo. Quindi non vado a prelevare di più. I miei 1000 in un pack da 4x rimangono sempre 4000, ma ci metterò molto di meno di 170 giorni a fare già un per due. Quindi non sottovalutare assolutamente la rete, anche perché la prima linea è il 12, seconda linea comunque l'8, terza linea comunque il 5, quarta linea il 3, quinta linea il 2%. Vuol dire che se abbiamo una rete ben fatta anche su più linee, ci aiuta veramente tantissimo a velocizzare il tutto. E qui ti assicuro che se si lavora bene qua e si va a sfruttare bene l'interesse composto, si possono fare davvero i soldoni, altro che un euro al giorno. Non finisce qui, perché comunque il piano marketing dà anche dei premi. Per esempio la VIP1, come si ottiene la VIP1? La VIP1 bisogna avere un 30.000 di fatturato in totale. Cosa vuol dire? Vuol dire non nel nostro account, ma nel nostro account più tutte le nostre linee. Quindi se si arriva a un 30.000 di totale si va in VIP1, basta avere appunto due diretti, ma due diretti è facile da fare, e avremo un 10% in più sulla rendita della rete. Quindi qua le cose cominciano ad essere già molto interessanti. Serve un staking personale di 500, quindi un investimento minimo di $500, ma è tutto molto fattibile. VIP2 ancora è comunque molto fattibile, un pochino più difficile sul fatturato, perché servono 100.000 euro di fatturato. Ovvio che nel VIP2 ci può arrivare solo chi fa un po' di rete, perché arrivare a 100.000, ripeto, potete sfruttare 5 linee, quindi non dovete fare tutto voi, dovete invitare magari qualcuno che a sua volta fa rete e ci arrivate comunque. 20% per in più sul profitto della rete, e dovrete avere almeno $1000 investiti. Dalla VIP3 in poi diventa complicato, perché appunto 300.000 euro di fatturato, sì, si prende poi il 30%, come vedete si va fino alla V9, però diventa molto complicato. Le prime due V, le V1 e le V2, sono fattibilissime, soprattutto la prima basta davvero un minimo sforzo per fare un po' di rete e ci si arriva senza nessun problema. Con la V1 sappiate che già le rendite salgono parecchio. Di quanto salgono, qua vi fa vedere un pochino come funziona. Praticamente vi fa vedere che se la vostra rete arriva a un $300 di rendita giornaliera, voi prenderete appunto il 10%, quindi insieme a tutto il resto vi prenderete anche $30 in più. Capite che non si parla più di un euro come prima, ma si tratta appunto di avere una vostra rendita giornaliera già decente, perché avete fatto comunque interesse composto, non siete più con i vostri $100 o magari siete con 1000, in più prendete tutte le percentuali della rete e in più prendete anche questi $30 perché avete fatto il V1 giornalieri. Capite che a questo punto voi avete già creato una rendita passiva, ok? Qua vi fai vedere un altro esempio. Vabbè, col VIP3 ovviamente più si sale e più si va su. Con un VIP3, con lo stesso esempio di prima, si vanno a fare $300 al giorno. Ripeto, VIP3 è una cosa difficile da fare, fattibile, difficile, però capite, solo di bonus VIP3 sono $300 al giorno più tutto il resto e buonanotte, cioè sono davvero tanti soldoni. Questo che cosa vuol dire? Beh, vuol dire che in primis va sfruttato l'interesse composto. Se noi sfruttiamo l'interesse composto possiamo avere una rendita giornaliera, a prescindere dalla nostra rete, già molto buona. Ma seconda cosa, se noi facciamo rete e riusciamo a fare networking come si deve, la rendita decolla e a questo punto si può davvero parlare di rendita passiva. Altra cosa che voglio aggiungere, c'è stato un contest di un viaggio a Hong Kong che è stato vinto da due membri che abbiamo nel gruppo Telegram. Se volete avere informazioni sulla visita degli uffici, su che cosa hanno visto, su che cosa gli si è detto, eccetera, potete tranquillamente chiedere a loro, li trovate nel gruppo. Adesso è partito un altro contest che offre un viaggio a Dubai. Quindi anche qua è tutto spesato, tutto vero, perché ripeto, come hanno dato quello a Hong Kong, sicuramente daranno quello a Dubai. Ora mi collego un attimino nella pagina, ve la faccio vedere un attimino. Eccolo qua, appunto questo che vedete qua in alto è il contest per vincere il viaggio a Dubai. Se volete sapere i dettagli chiedeteli qua sotto in descrizione o nel gruppo Telegram, vi viene spiegato il tutto. È fattibile, non è così impossibile, quindi se sei già iscritto approfittane, perché magari ti vinci pure il viaggio a Dubai. Come funzionano i pacchetti? L'ho già fatto vedere nell'altro video, ma lo faccio rivedere qua. Basta andare nella home e ci sono i tre pacchetti di cui abbiamo parlato poco fa. Quindi quello del 4x, che per me è il più interessante, quello del 3x e quello del 2x, che è quello liquido, dove possiamo appunto andare a riprelevare quando vogliamo. Come fare per versare? È semplicissimo. Prima devo caricare il mio portafoglio, quindi vado qua sotto in asset, su wallet account premo deposita, mi chiede che cosa voglio depositare, io scelgo sempre gli USDT.
mi fa scegliere anche la rete. Posso scegliere la rete BEP20, quella di Binance, la TRC20, quella di Tron, la ERC20, quella di Ethereum, sempre sconsigliata quella di Ethereum perché costa un casino, quindi mettiamo che voglio utilizzare la BEP20, mettiamo che io voglia mettere $1000, che faccio? Faccio un versamento di 1000 USDT su questo indirizzo qua. Mi arriveranno in un attimo e a questo punto tornerò nella mia home, sceglierò la mia pool e farò stake now. Qua andrò a premere all invece di 0, avrò i miei 1000 USDT e premerò conferma e la mia pool comincerà. Se vorrei vedere dove sono tutti i tuoi pacchetti attivi, dovrai premere qua sotto su order e qua vedrai tutti i tuoi pacchetti che hai attivi al momento. Tutti i pacchetti andranno a sommarsi, quindi faranno un unico totalone, quindi che ne so, se farai due pacchetti da 1000 avrai un totale di 8000 da ritirare perché i due pacchetti verranno sommati, quindi 1000 più 1000 faranno 2000 e andranno tutti e due in per 4. Se lasci l'interesse composto attivo, tutto quello che faranno i pacchetti andranno a reinvestirsi in automatico, mentre i profitti della rete dove li vedrai? Li vedrai qua andando su Asset e premendo su Account Reward. Qua arriveranno solo i profitti della rete o dei pacchetti che hai deciso di non fare interesse composto. Quindi se io vado a spegnere nei pacchetti l'interesse composto, giornalmente nell'account reward arriveranno le rendite qua dentro. Quindi avrò la rendita della rete e la rendita dei pacchetti senza interesse composto. Cosa posso fare da qua? Beh, posso premere Claim. Claim mi manderà tutto i miei profitti nel wallet account e nel wallet account potrò tranquillamente andare a ricomprare a mano un pacchetto oppure andare a prelevarli. Come si preleva? Contate che le rendite vengono pagate in ELFIU e in ELF, quindi dovrò prima trasformare ELFIU ed ELF in USDT. Come si fa? Si fa tutto dall'applicazione, quindi premo ad esempio su ELFIU e farò swap. Premo swap, mi chiede in che cosa voglio cambiare, premo USDT. Premerò poi all e farò swap. In questa maniera trasformerò i miei ELFIU in USDT, rifarò la stessa roba con ELF e mi ritroverò tutto quanto in USDT. Una volta che avrò i miei USDT potrò tornare nella home e decidere di ributtarli dentro il pacchetto ad esempio del per 4 oppure andarli a prelevare. Come si fa a prelevare? Torno sempre su asset, premerò sui miei USDT e farò withdraw. Mi dirà in che rete voglio prelevare, quindi sempre BEP20, TRC20 o ERC20, l'indirizzo e quanto. Io premerò all e vado a ritirarmi tutto quello che voglio ritirare. Come vedi è tutto molto semplice. Se vuoi partecipare al progetto ti conviene sempre avere un gruppo Telegram su cui appoggiarti, quindi contattami, trovi il mio contatto qua sotto, trovi ovviamente sia il link per l'iscrizione alla piattaforma, sia proprio il mio contatto se vuoi chiedermi il gruppo Telegram, così non sarai solo e per qualsiasi domanda potrai chiedere senza nessunissimo problema, troverai qualcuno che ti spiegherà il tutto. Io direi che per questo video è tutto, io ti ringrazio di essere arrivato fin qua, se non l'avessi già fatto te lo chiedo di nuovo, lascia un bel like su questo video perché a te non costa nulla, ma credimi per me è un aiuto enorme. E altra cosa che ti chiedo, iscriviti al canale e premi sulla campanella così non ti perderai nessun nuovo contenuto perché verrai aggiornato con una notifica appena pubblicherò qualcos'altro su questo canale. Io ti ringrazio ancora e noi ci vediamo nel prossimo video.